bentornati sul canale di Access00, bentornati a un nuovo episodio di Cuphead. Siamo su PC Steam e riprendiamo da dove c'eravamo la scorsa volta. Insieme a me anche per questo episodio c'è qualcuno che mi accompagna, vuol dire niente? Si può addormentare? Un po' di latte. Un po' di latte, cosa vuol dire un po' di latte? È una tazza. È una tazza, ok, sì, effettivamente potrebbe essere latte o yogurt. Non saprei, con questo non ci avevamo parlato la scorsa volta. Posso... siamo onesti, amico, possiamo? C'è una classe di grado di persone e quindi, bene, tutti gli altri. Ah, c'è un tipo di persone e poi tutti gli altri praticamente, ok. Al momento tu sembri tutti gli altri, quindi praticamente ci ha dato degli disgraziati. Meno all'incirca, occhio. E questo significa che tu non puoi... sperimentare il mondo nel modo speciale in cui lo faccio? Puoi capire il mondo come lo faccio sei io? Sei un poveraccio. Sì, lo so, questo l'avevano capito. Purtroppo l'avevano capito. Mi dispiace però perché non è così. Andiamo al Porcrine Emporium, che ci dice il suo welcome. Bellissimo, quando dice welcome in quel modo è bellissimo. Allora, io direi di comprare un altro, un'altra arma, tipo questo 8-way short range with grid damage. Che mi ispira parecchio, da mettere al posto di quella che abbiamo già. E... ma possiamo comprare un po' tutto, cioè non rispunta niente, no? Ah sì, rispunta un po' di roba. Boh, io compro nel frattempo. Quello no, però extra hit points. Two additional hit points but weakens your attack power, ok. Un altro cuore addizionale ma diminuisce ancora di più il potere d'attacco. Io questi li lascerei qui, francamente. Magari... ma quelli, ragazzi... se potete dirmelo nei commenti mi fate un piacere. Una volta che li compro li devo anche equipaggiare oppure mi dà il cuore a prescindere? Perché non vorrei rovinare tutto così alla fine praticamente. Io vorrei mettere questo, il Radial Barrage, il Charge. Hold Attack, praticamente tieni premuto l'attacco per incrementare il danno. Non c'è il fuoco rapido, solo la precisione, diciamo così, la precisione è la chiave. Quindi proviamoci come B e vediamo un po' che succede. Ho paura che andrà a finire male, però abbiamo quella super fantastica. E qui io l'automatic parry, ragazzi, lo lascerei perché mi piace troppo, veramente. Anche rispetto a questi altri, è troppo comodo. Perciò andiamo alla ricerca del prossimo boss o del prossimo livello da affrontare. Strada chiusa con uno lì sotto, ma guardate poi anche come è fatto... troppo carino. C'è il teatro. Dramatic Fanatic Sally Stage Play. Interessa il metodo di disturbo? No. Ok, perfetto, benissimo. Sì, sì, lo so che con la B... proviamola subito all'inizio. Quanto... ah, di quanto volevo provare a vedere quante volte caricava. Sapete che non gli farò neanche un danno io stavolta. Ah, questa, anche meno. Non mi piace quest'arma. Non mi piace quest'arma. Cosa vuoi? No! Non ho fatto in tempo a fare parry. A posto, vai, a posto. No, no, aspetta, aspetta, aspetta. Qui va cambiato l'arma perché non mi piace per niente quella lì. Riprendo la pallina sballonzolante. Tutta un'altra cosa con quella. Sì, sì, dai la colpa all'arma. Sei un poveraccio. Anzi, forse qui... questa lightway potrebbe essere utile, sapete? A corto raggio, perché stiamo abbastanza vicini alla ballerina. Poi non so che corto raggio, però forse riusciamo a fargli effettivamente del male fisico non indifferente questa. Mi sa proprio di sì. Comunque. Wow, anche meno! No! Perry stavolta fatto! Dove... mamma mia, la cattiveria! Ok, con questa stavolta gli faccio andare davvero, mi sa. Maledettissima che non sei altro. Vieni qui, altro Perry. Ehi la 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 la, cosa vuoi fare? Ma cosa vuoi fare? Bello, ormai ho capito come muovi, come ti muovi e come funzioni. Quindi sei fregata. Le ultime parole famose prima di morirci. Ok, scompari gentilmente. Cosa? Ma se n'è andata. Ma ce l'ha... ma cos'è l'altra scena questa? Bellissimo! No! Cattiva! Che cattiva questa qui! Perché devo stare attento anche a quelle che scendono da lì! Mamma mia, cosa non ho evitato! Ora andrà a finire male, ma ho fatto dei lavori tremendi. Tipo adesso, proviamo un po' a vedere un po' che succede.
Sì, lo so, è che volevo avere quell'attimino di tranquillità. No! Quell'attimino di tranquillità, stavo per dire. Comunque, altra fase fatta. E questa è che è quella demone, quindi. Cos'è la palla? Scusate, ma io momentaneamente vorrei attaccare. Come la tolgo di mezzo? Lightning? Come lightning? Preferivo. Stavo meglio prima, obiettivamente. Ancora lightning? Ok. Finché è così va tutto bene. Non ho letto. Meteora. No! C'era scritto cosa? Meteora. Ah, meteora? Ok, non l'avevo vista. Eravamo quasi in fondo. Sembra abbastanza semplice come boss fight. Devo capire bene un po' ora l'ultima parte. No! Quando si dice buttare via una super, siamo tornati all'ultima parte, ma quando si dice buttare proprio al vento una super, sono soddisfazioni anche queste, no? Allora, togliamo di mezzo questa. Io però non ho ancora capito. Vi giuro che non ho ancora... Mi sono spiattellato da solo! Non lo so perché! Mi sei buttato addosso! Sì, infatti, forse devo lasciare la stella per evitare quella lì dall'alto, l'onda, forse. Questa meteora più fulmini è un po' eccessiva, mi sembra. Io lo lascio lì. Poi faccio così, vedi? E si faceva così, si saltava praticamente. Ok, lightning ancora. Ok, due, tre. Tre soli. Meteorite. Quindi, togliamo questo, aspettiamo l'onda. E poi saltiamo. Perfetto. Abbiamo capito come si fa. Mi sa che siamo verso l'ultima fase adesso, credo. E non ho idea di dove esca. Cosa sono questi... No! Questa è cattiveria! Ma perché? E rimanici, dannazione! Non vuol... No! Sì, knockout! Mi stava per colpire l'ombrellino! Oh, che fortuna! Mi stava per colpire... Credo ti colpì... Mi colpisse... Mi stava per colpire l'ombrellino, era tremenda! Mamma mia, fatta questa! Ok, bella boss fight! Intensa! E devo dire piuttosto carino. Mi sa che qui il bimeno l'abbiamo preso, sapete? Ma invece no, è ritornato il buon vecchio bimeno, ragazzi. Perché devi sapere, elemento di disturbo, che quel bimeno io lo prendo quasi sempre. È quasi sempre un bimeno, praticamente. Quindi va bene così. Bello il teatro, bello, bello, bello. Mi è piaciuto parecchio. Sei coerente con te stesso. Sì, praticamente sì. Sempre sulla B, B meno, B più, B. Però sempre B, è difficile che vada sulla A. Ok, altro contatto preso. Quindi, non è che c'è qualcosa di nascosto qua dietro, magari? Sembra di no. Parliamo con questa... Questo motore di una macchina. I'm so steamed. I never want to hear Ludwig say less is more again. Non voglio più sentire Ludwig dire... meno e di più ancora. Meno e di più. Meno è di più. No, non lo so, non saprei. È buon senso che di più è di più. Mi sembra giusto. Fa una no? grinza. Fa una grinza, no? Il discorso. Ah, non ho idea neanche di che verso sia. Ah, non lo so. Lui non sa la prima cosa sulla buona musica. E se tu butti via il tuo tempo parlando di lui, allora. Neither will you. Dimmi tu, elemento di studio. Come lo dovrei tradurre? Peggio per te? Sì, forse sì, forse sì. È un peggio per te o qualcosa del genere. Non saprei come tradurlo, francamente. Allora, di là mi ha sbloccato roba, però. Questa strada chiusa, come ci si fa ad andare lì sotto, scusatemi, Non è che qua giù mi ha sbloccato roba? Eh sì, c'è qui che adesso ci posso andare io. C'è un bel livellino da fare, Rugged Ridge. E io nei livelli ci metto sempre di più a farli. Perché è peggio per me, non lo so. E sei lento? No, è che mi riesco meno delle boss fight. Gioco meglio... Gioco meglio nelle boss fight, come volevasi fatti. Dimostrare. Ok, no! Ma perché una cosa del genere? Ok, questi cosi mi stanno dando un fastidio enorme. Un fastidio enorme. Sì, lo so, ragazzi, c'è il dash, lo so. È che col dash io ci ho litigato da piccolo, quindi... Quindi non vi preoccupate. Ora il dash! Non so se è l'arma in questo caso. Che io ho proprio fatto schifo. Principalmente non è l'arma. Sei tu il problema. Sì, in questo caso sì. Ok, stavolta è andata. Ci sto prendendo un pelo la mano, però ancora non ho ben capito come togliermi di mezzo correttamente questi, perché, a parte,
Mamma mia. A parte ucciderli prima che possano sparare. Che possono sparare. Ma io non posso distruggere questi cosi carinissimi. Guarda, ma no! Detto, carinissimo, ma è tutta roba troppo pucciosa. Io non posso batterla, questa gente. Le cose di fango non sono tanto pucciose. Ho tanto l'impressione che queste fiamme non muoiano. È un quarto d'ora che siamo qui a sparargli e non vogliono dire addio a questo mondo, le maledette. Vai. Ma quella è la prima moneta che troviamo. Questo livello è lunghissimo, eh. Io qui ho bisogno delle palline, quelle che avevamo prima, perché sono molto meglio, francamente, come arma per queste cose. Vieni qui, Barry. No, sapevo che arrivavi, Barry. Ok. Qui basta prenderci un po' la mano e si fa relativamente male. No, ho perso una moneta. Dannazione, ho perso una moneta. Le monete le avevo sempre prese tutte. Cos'è sta a fare? Ho paura di questo coso. Qui c'è a parte tanto non lo finiremo certo stavolta. Il tutto. No, no, l'inchiostro. Lancia inchiostro. Ste cose sono satiri. Cosa sono? Maialini con le... tipo... con le corna a diavoletto. Cosa sono esattamente? Fanno anche paura. Qui l'ho vista la moneta. No! No! Ok. Questo più quelli che arrivano, i maialetti che arrivano, è veramente tremenda come cosa. Ma è tipo un inferno dei maialini. Cos'è questo esattamente? Non riesco a... ah! Mamma mia! Passati sotto, dici! Quella è la goccia di Paperino quando non dorme. C'è la goccia dell'occhio. Elemento di disturbo. Guardi, guardi lo schermo, perché qui è... cos'è quell'occhio? Temo... mi ricorda il gatto di prima. Temo che lo scopriremo presto, tipo ora. Bellissimo! Sì, però, effettivamente ci dava molto l'idea. No! Non so perché quella fiamma non mi abbia preso, ma è andata bene. Lunghi! Corti, vai, vai, Cuphead, che tanto una moneta ce la siamo dimenticata. No, dannazione, non adesso. Non adesso. Non mi avrai, marrano, non ora. Ma io non ho capito se devo... no! Oh, sempre a limitare. Guarda! Sempre lì, sempre lì. Come fai? In realtà l'ho fatto apposta perché volevo riprendere la moneta, Per rendere più avvincente la storia. E ovviamente l'hai fatto apposta. Certamente, cioè, certamente. Ma non si è visto, scusami. Ma io non so. Boh, anche tu, eh. No, sembravi molto spontaneo. Sì, vero? Sì, infatti. Maledetta fiammella. Dannatissima fiammella. E stavolta non ci sono caduto, sapete. Ah, grazie, bravo, coffers full. Ah, achievement di Steam è sbloccato. Yes, yes, yes. Vieni, 2 minuti e 27, Perry 1, HP 1. Però gold coin sono presi tutti stavolta. Perry mi sembrava di averne fatti di più, francamente. B meno, grandi. Ma abbiamo fatto più Perry con quelle cose rosa? Ne avevo prese di più? Non lo so, perché non le ho, cioè, non so, forse prima. Forse nel tentativo precedente, perché ci ho tentato una, quanto, 8-9 volte a sto giro, per farlo più o meno. Sbagliavo le cose facili. Sì, cioè, classico mio del resto, che sbaglio le cose semplici, no? Voglio dire, sia mai. Oh, tra l'altro, non so se abbiamo preso tutte le monete o manca più poco, perché questo che vuole adesso? That Wolfgang, la banda dei lupi, che vuole? Si prendono sempre 10 note per esprimere... due note di vera musica, che significano qualcosa di musica, non saprei, perché credo, voglia dire quello. No, questo deve essere diceva... il capo di quello di prima, sai? Esatto. Questi non hanno il concetto di cosa significa meno e di più, perché neanche quello prima l'aveva veramente, occhio, perché non l'aveva neanche lui. Io lo so che tu sei d'accordo con me, vai a convincere quei tin haired clock, orologio, quell'orologio... Teen Heard, penso di sì. Non mi vuole ascoltare. Ok, per me va bene così al momento. Non mi interessa più di tanto convincere nessuno, quindi questa è la boss fight. Junkyard Jive, Dottor Carl's Robot. Non so se sarà l'ultima per questo video. Penso di sì, ora vediamo un po', perché non li volevi far venire troppo lunghi. Questo sembra il boss finale di Mega Man o qualcosa del genere.
Mi fa molto Mega Man. Tu non l'avevi mai visto l'elemento di sud, l'aeroplanino? L'aeroplanino, che è una figata assurda. Però sembra anche Bender. Sembra Bender? Sì, è vero, c'hai ragione. Cosa devo colpire io adesso, però? La bocca? No, il la su in cima? No! Perché? Ah, la calamita! No, non l'avevo vista! Non capivo cos'è che mi attraeva verso... Siamo fregati, infatti. Non capivo cos'è che mi attraeva verso... indietro. E quindi non capivo più niente. Bellissimo sto robottone! Ma no, la bomba no! La bomba non l'avevo neanche vista io che esisteva, la bomba. Cos'è quelle... Cos'è questa cosa? Pensavo che facesse... Grazie, grazie. Mi ci vuole. Questa stupidata mi ci vuole, veramente. Ho giocato veramente male lì. Allora, la mia idea è togliergli di mezzo prima questi bassi, in modo da evitare che respawnino gli aeroplanini piccoli. E poi dopo salire e colpire le altre parti. Oddio, anche colpire questa prima forse sarebbe meglio, ecco, sinceramente. Cos'è? Ma sta lanciando bulloni e quant'altro. Ma che figata. Bomba, togliti di mezzo. Sì, lo so che l'ho anch'io, le bombe. Però non lo so perché mi sento più tranquillo non usandole adesso. Cosa gli è venuto? Voluto fuori il cuore, ragazzi. Attenzione. Proviamo la super adesso. No. Però mi sono risparmiato. Mi ero risparmiato. Ma cos'è? No. E tra l'altro, cioè, sono sempre all'inizio, ma è tremenda sta cosa. Questo è il primo vero boss che mi risulta piuttosto difficile, anche se tecnicamente prima basta attaccare la parte sopra e poi quella sotto. E poi le bombe devo imparare a usarle io. Siamo già tornati qui al cuore, per la verità. Mi sa che prima ho sbagliato qualcosa io, perché abbiamo fatto troppo veloce stavolta a tornare al cuore, sapete? Un po' troppo rapidi siamo stati. Sì, forse usare le bombe... Ah, tutte le volte, quello. Forse usare le bombe del nostro aeroplanino fa parecchio, obiettivamente. Non riesco a togliermi di mezzo questa. Ok, se cozzano tra loro, quindi si distruggono. Bene a sapersi. Ma io lui lo devo colpire, che devo farci? Sì, ok, bene. E non lo stavo colpendo. Grande Ale. Quando ti avanza tempo, magari colpiscilo. E la stavolta l'ho colpito bene con le nostre bombette. Mamma mia, ora una bella bomba in testa. Yes. Che era anche fuori. Cosa vuoi? No! Questo diamante è cattivissimo. Tra l'altro ci sono anche i pezzettini rosa per fare il parry. E per evitare meglio il tutto. Devo imparare a sfruttarli. Ah, ok. Con le bombe si fa veramente, molto meglio e più rapidi, tra l'altro. Wow. Ok, sta cambiando fase, diciamo così. Questa non l'avevamo vista prima. Ha cambiato... Ah! Non saprei neanche come definirlo, francamente. Questo specie di diamante... Ha cambiato colore al diamante. Faceva... Effettivamente sembrava quasi anche più danno. E tra l'altro, con tutto il casino che c'era, non ho neanche visto se c'erano perri da fare o meno. Ora sì, li ho visti, ma... Questo dà più fastidio. Sembrano più serrati gli attacchi. O cose del genere. Tipo perri. Zitti tutti. Perri! Bomba! Knockout! Prima della bomba! Mi sono trasformato in bomba, però gliela voglio... No, guardate, però siamo belli, eravamo bombe. Eravamo bombe! Bellissimi erano! Allora, i perri in teoria ne ho fatti 3. Questo ci piove. Super Meter 5 su 6. Bene, skill level... D'accordo, e B+. Addirittura! Quando ci vuole, ragazzi. Quando ci vuole. Mamma mia, ok... Questi forse ve li metterò insieme in questo video e quello precedente. Nello stesso giorno, intendo. E Dottor Carl's Robot. Yes! Ora, questo era il tizio di prima, il meno meno. Ci dice qualcosa? Questa è bellissima. E così Ludwig ha riempito la tua tazza con il suo meno e più motivo, della life motive, qualcosa del genere. Eh? Continua a parlare con quel pazzo e presto niente suonerà più giusto per te. Credo che presto impazzirai anche tu, voglia dire, o cose simili. Impazzisci. Impazzisce, impazzirai, non so, impazzisci. Pazza, pazza, tu, sciocchi. Sei un folle. Ok, perfetto. Un po' di pazzia anche noi, la parte nostra ci stava. Non dire che non ti ho avvertito.
Ecco, ok, d'accordo. Però io volevo un bonus qualcosa e invece non c'è stato. Allora, direi che con questo episodio di Cuphead ci possiamo salutare qui. Nel prossimo faremo i due finali e poi ci vedremo la parte finale, che non so di quanto sarà in quanto sarà divisa, francamente, la parte finale. Perciò, un saluto da Axios00 e... dalla tazza di là. Di disturbo. Dalla tazza di latte di disturbo che bolle, tra l'altro, ed esce tutto fuori, tra l'altro, no, sul... perché di solito fai bollire il latte. No, ok, d'accordo, i biscotti, va bene, d'accordo. Un saluto ancora da Axios00, vi ricordo, se vi va, di condividere questi video sui vostri social, se vi va di iscrivervi alle mie pagine Facebook e Twitter, seguirmi su Instagram e Telegram e aggiungermi agli amici di Steam, Wii U e PlayStation Network. Vi ricordo che ho la lista amici Nintendo Switch piena. Un saluto ancora da Axios00 e... ok, ciao!